Salve e bentrovati. Oggi voglio fare un breve focus su due atti molto importanti dal punto di vista di polizia giudiziaria, ossia le sommarie informazioni dell'indagato e l'interrogatorio dello stesso. Alla luce del processo telematico, quindi del contenuto degli atti a distanza, tenuto conto ovviamente della riforma Cartabia, della recentissima riforma. In questo caso ho voluto approfondire, delineare e soprattutto evidenziare questi due tipi di atti, in quanto sono molto frequenti, specialmente per gli operatori di polizia giudiziaria e nello specifico gli ufficiali di polizia giudiziaria. Entrando nel dettaglio, ho delineato quelli che sono gli estremi normativi di riferimento, ossia l'articolo 133 bis del codice di procedura penale, che riguarda appunto il compimento degli atti a distanza. L'articolo 133 ter del codice di procedura penale, che invece va a disciplinare quelle che sono le modalità e le garanzie per la partecipazione a distanza, ovviamente tenuto conto del minimo comune denominatore che è il decreto legislativo 150 del 2022, ossia la riforma Cartabia in senso lato. Entrando nello specifico, sono andato a delineare quelle che sono le regole necessarie per poter partecipare a distanza. Quindi, come ben sapete, parto sempre da dei principi generali per poi entrare nel dettaglio e nello specifico, in questo caso per quanto riguarda le sommarie informazioni dell'indagato e l'interrogatorio dello stesso, come vi ho già delineato nell'incipit di queste brevi riflessioni. Per quanto riguarda le regole necessarie, ovviamente è necessario e va da sé un collegamento. E soprattutto quando appunto vi è questo tipo di collegamento, che quindi può essere compiuto il processo in una forma completa, sono necessari delineare i locali idonei per poter fare ciò. E quindi essi sono stabiliti dal legislatore, quindi il legislatore va a disciplinare quelli che sono i locali idonei, che ovviamente hanno un collegamento, altrimenti il processo telematico non si potrebbe verificare. E l'ufficio giudiziario o di polizia giudiziaria, sempre stabilito al luogo da parte dell'autorità giudiziaria, tenuto conto ovviamente delle strumentazioni tecniche, quindi della presenza delle strumentazioni tecniche e anche di tutte quelle situazioni da un punto di vista logistico, atte per poter effettuare il collegamento audiovisivo, altra importante novità alla luce della riforma Cartabia. Quanto sopra ovviamente è possibile quando viene disposto dal pubblico ministero oppure via un'istanza da parte della polizia giudiziaria, che comunque rappresenta la longa manus del PM. Entrando nel dettaglio, appunto, andiamo ad analizzare le sommarie informazioni dell'indagato. Nello specifico vi farò un riferimento all'articolo 350,4 bis del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Cartabia, quindi disciplinato dalla riforma Cartabia. E in questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo una PG, una polizia giudiziaria, che facendo un'istanza, quindi richiedendo la possibilità di poter effettuare questo atto telematicamente, previa motivazione, ovviamente tutto ciò deve essere debitamente motivato, può far richiesta, essendo la longa manus del PM, al PM stesso per essere autorizzata a compiere tale atto, ossia nello specifico le sommarie informazioni dell'indagato, con modalità a distanza. Ovviamente tutto ciò è possibile soltanto se l'indagato ed il suo legale acconsentono a ciò. Quindi il PM, previa richiesta da parte della PG operante, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Tenuto conto, e questo è un riferimento a quello che ho evidenziato all'inizio, ossia dell'articolo 133 ter del codice di procedura penale. Andiamo ad evidenziare, ossia le modalità e le garanzie della partecipazione a distanza. Quindi vedete che oltre alla richiesta che viene effettuata fattivamente, sostanzialmente, dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero, è necessario anche che vi sia un consenso da parte sia dell'indagato e sia del suo legale affinché questo atto, ossia le sommarie informazioni dell'indagato, possano essere compiute
con la modalità a distanza. Infine, abbiamo anche l'altro atto, secondo il mio punto di vista, interessante, che andrò ad analizzare brevemente, ed è l'interrogatorio nei confronti dell'indagato, ossia l'articolo 370 del Codice di Procedura Penale. Anche in questo caso, per quanto riguarda questo atto, è necessaria, ad esempio, l'istanza che viene fatta, quindi la richiesta, detta in termini più semplici, da parte della polizia giudiziaria nei confronti del PM, per poter effettuare questo atto con modalità non in presenza ma a distanza. Vi ho evidenziato che, condicio sine qua non, quindi la situazione necessaria affinché ciò sia possibile, non è soltanto la richiesta da parte della PG e il relativo consenso, fra virgolette, da parte del PM, ma è anche il consenso, soprattutto, da parte dell'indagato, della persona sottoposta ad indagine, e del suo legale, affinché tutto ciò sia possibile. Ovviamente questi sono i requisiti fondamentali. Di fatto è necessario anche il rispetto, come vi dicevo anche per il precedente atto, ossia per le sommarie informazioni dell'indagato, che tutto ciò venga compiuto tenendo conto di tutte quelle modalità, di tutte quelle garanzie, quelle tutele previste dall'articolo 133 ter del Codice di Procedura Penale, che possiamo rivedere insieme, ma che vi ho già evidenziato per l'altro atto, ossia le modalità e le garanzie per la partecipazione a distanza. Bene, in questo caso vi ho fatto quella che è l'analisi, quelle che sono appunto i punti fondamentali di due atti molto importanti e molto richiesti e che devono essere effettuati in via principale da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, ossia le sommarie informazioni dell'indagato e l'interrogatorio nei confronti dello stesso. In questo caso, appunto, data la recente riforma importantissima, ossia la riforma Cartabia, dato appunto l'importanza del processo telematico, ho voluto analizzare questi due atti in quanto, sempre che siano rispettate tutte le modalità, tutte le garanzie e tutte le richieste, saranno degli atti che, appunto, rispettando quelli che sono i principi fondamentali dei confronti appunto di tutte le parti in causa, saranno sempre più richiesti, in quanto si tende comunque sia, seppur tenuto conto di alcune situazioni per cui è importante la presenza da parte dell'indagato o da parte del legale, ma comunque sia si tenderà sempre di più a rendere il processo telematico. E quindi questi atti sono appunto i due caposaldi o due atti importanti o fondamentali per la polizia giudiziaria e soprattutto, come vi dicevo, da un punto di vista sostanziale, sono degli atti che vedono interessato in primo luogo l'ufficiale di polizia giudiziaria. Spero che questo breve focus, ovviamente questi brevi interventi dove puntualizzo quelle che sono le novità normative più importanti, sia stato utile soprattutto per gli operatori di polizia giudiziaria, ma anche per coloro che svolgono questo lavoro in qualità di legali, in qualità di periti, come sempre, in qualità anche di cultori appunto della materia. Soprattutto appunto spero che sia importante e che sia stato uno spunto di riflessione soprattutto per coloro che svolgono tale funzione in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Grazie di tutto, a presto per un nuovo intervento, un caro saluto, Marco Orlandi.